nuovo obiettivo, sapendo che la pratica motoria migliora la vita delle persone e riduce i costi sociali della comunità, è quello di mettere in movimento le persone sedentarie o poco attive per farle stare bene. E l'Unione Italiana Sport per Tutti dovrà diventare Sport per Tutti, tutti i giorni, per tutta la vita. Uno studio condotto dall'Università Bocconi e dal CONI ha calcolato che riducendo solo dell'1% i soggetti inattivi in Italia si risparmierebbero 80 milioni di euro annui sulla spesa sanitaria. Quindi potremmo costruire ogni anno 80 impianti sportivi complessi.